Siano lodati Gesù e Maria. Sì. Bellissime le letture di oggi, molto significative. Abbiamo visto Gesù comandare con impero ai diavoli, con i quali non si parla, gli dice soltanto quattro parole in italiano, in ebraico sono ancora di meno. Taci, esci da lui. E il demonio immediatamente se ne va per l'autorità di Gesù, il quale, come del resto giustamente aveva insinuato il demone, è venuto a rovinare il regno di Satana. E dovremmo anche ricordare che i figli di Dio degni di questo nome sono cooperatori alla rovina del regno di Satana, e questo in verità ce l'ha ricordato la prima lettura e il bellissimo salmo responsoriale con cui ci fermiamo in questa seconda parte delle brevi riflessioni. San Paolo ricorda che per chi vive lontano da Dio, il Signore viene come un ladro di notte, proprio quando tutti sembrano di stare tranquilli, quando ti dice pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà e non potranno sfuggire. Ma voi però, quindi fratelli, quindi battezzati, chiamati alla santità, voi non siete nelle tenebre, noi non viviamo nelle tenebre, non abbiamo paura del giorno del Signore, perché siamo figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo né alla notte né alle tenebre, certamente queste parole devono avere una verità. Sappiamo bene che a chi appartiene alle tenebre e alla notte, chi compie le opere del male, chi pecca, chi vive lontano dalla grazia di Dio. E poi c'è un'espressione che è un po' la parola d'ordine, a mio avviso, di questa liturgia. Non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. I figli di Dio non dormono, perché sappiamo bene che i ladri vengono quando uno dorme. Il diavolo può sorprendere una persona, quindi farla cadere, se si è addormentata. Ricordiamo tutta quanta la liturgia della Chiesa nell'Avvento, la vigilanza, la parabola delle vergini, tutti i passi dove Gesù raccomanda la vigilanza, la sobrietà che si mantiene nell'anima e nel cuore con una elevata vita di grazia, una preghiera ben curata e una assiduità e fruttuosa ai sacramenti. La sintesi di chi vive ad occhi aperti, quindi sveglio senza dormire, data dallo splendido salmo responsoriale che guardiamo un attimo, che è veramente un piccolo capolavoro. Abbiamo letto tre strofe, non è stato letto tutto il salmo responsoriale, ma queste tre strofe proprio manifestano veramente molto bene chi è colui che vive rimanendo sveglio. Primo, il Signore è mia luce e mia salvezza, siamo figli della luce e figli del giorno. Di chi avrò timore? Di nessuno. Ancora, ma la mia vita è assalita, mi assalgono i miei avversari, ci stanno i diavoli che sbraitano, come abbiamo sentito nel Vangelo, vogliono distruggerci. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ecco, se noi veramente, questo è uno dei miei salmi preferiti, il Salmo 26, perché dà tanta consolazione e tanta forza in qualunque situazione. Quindi questo è lo stato in cui vive una persona che sta sveglia, sta riposato, sta sicuro, non ha timori e non ha paura, perché sa che sta vicino a colui che è più forte di tutti, più grande di tutti. Di che cosa dobbiamo averci paura? Non c'è niente che si può opporre alla potenza di nostro Signore. L'altro giorno abbiamo festeggiato Sant'Agostino. Sant'Agostino, come ho detto nelle riflessioni, da giovane era manicheo. I manichei pensavano che il bene e il male fossero due principi opposti ma sullo stesso livello, cioè che il male potesse contrastare il bene e prevalere. Per noi non funziona così, Il diavolo è un cane in catena, è uno schiavetto, non fa quello che vuole, fa quello che Dio gli permette di fare. E quello che Dio gli permette di fare è sempre in vista di un bene maggiore, quindi non ci abbiamo paura assolutamente di lui. Seconda cosa, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, questo dobbiamo dirci, è vero questo per me? Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, voglio vivere tutta la mia vita in comunione con Dio. Qui dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, tutto il resto è totalmente secondario. Quindi chi è un uomo che sta sveglio, un uomo che non c'ha paura di niente? Uno che vive questo, perché se tu sei in grazia di Dio non c'hai paura di niente, per contemplare la bellezza del Signore, ammirare il suo santuario. E poi, quindi, capite, lo stato d'animo, il fine unico della vita terrena, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Questo non vuol dire stare sempre in chiesa, capiamo ovviamente il significato profondo di questa espressione. E poi,
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. La certezza, la speranza, che è la certezza che al termine della vita terrena noi andremo a stare meglio, non a stare peggio, o a stare nel nulla, come dicevo ieri. E infine l'ultima esortazione. Spera nel Signore, sii forte, la speranza, la grande forza della speranza. La speranza è la virtù che alimenta la fortezza. Per essere forti bisogna avere sempre una grande speranza. Si rinsaldi sempre il tuo cuore e spera nel Signore. Se viviamo così, non ce n'è per nessuno, i diavoli possono sbraitare quanto vogliono, ma nel nome di Gesù potremmo in ogni momento dire come Gesù disse a questo: taci e allontanati da me, io non ho tempo da perdere a stare a sentire le stupidaggini che dici. Il mio amico e il mio Dio è il Signore, con Lui voglio stare, con Lui voglio vivere, con Lui voglio servire, Lui attendo come premio e corona al termine della mia vita terrena. E questo non solo che mi basta e mi avanza, ma mi fa vivere una vita veramente meravigliosa e degna di essere vissuta. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.